tartufo, risotto, tortiglie. Vabbè, questi risotti sono buonissimi, ti assicuro che li abbiamo già provati, ne abbiamo mangiato uno prima. Riso Carnaroli, veronese, e in alcuni anche riso Viano del Nano. È una maniera di mangiare sana, perché come dicevo tutti i prodotti sono quasi completamente vegetali, contiene già il brodo vegetale, per cui è molto semplice prepararlo, perché come vedremo basterà aggiungere dell'acqua calda. Innanzitutto bisogna aprire la scatola, vero? Bei pezzi di tartufo, perché tu carne, due la carne. La carne no, non ci sta la carne, questo è tartufo. Allora, abbiamo detto che stiamo facendo il tartufo adesso. Sì, porcini e tartufo, risotto, porcini e tartufo. Ma vogliamo ripetere cosa è stato fatto, diciamo, per preparare questo risotto? Per preparare questo risotto abbiamo messo un filo d'olio d'oliva all'interno della padella. Abbiamo scottato il riso, l'abbiamo tostato molto bene, abbiamo aggiunto un bicchiere di vino bianco per dargli un po' più di sapore e successivamente abbiamo cominciato a mettere i nostri mestoli d'acqua calda per ultimare la cottura, che la quale durerà bene o male dai 20 ai 22 minuti. Io intanto preparo il formaggio grana, un grattugio e anche un po' una noce di burro, magari per mantecare alla fine. Sì, però questo vuol dire che sono dei prodotti che sono perfettamente adeguati anche a chi è vegetariano e chi è vegano, addirittura, perché qua non abbiamo nulla di animale all'interno. Un preparato di brodo vegetale biologico, quindi parliamo di prodotto biologico come tutto quello che c'è. Che bello cremoso che è diventato. Vedete che cremoso. Bello che questo colore ambra. Allora andiamo di assaggio del risotto Bontà del Garda, Bontà di Verona. Non è come gli altri risotti che compri al supermercato. Ma che dire, un prosecchino. Anche due.